Allora, un libro di assoluta eccellenza per quanto riguarda l'impresa internazionale e anche le riforme che si possono intravedere per quanto riguarda il nostro paese, il paese Italia e il suo sistema. Allora, Presidente, come possiamo introdurre, dal momento che lei sarà relatore questo pomeriggio alla Camera dei Deputati, il tema forte di questo libro di Paolo Zagami? Il tema forte è quello ovviamente dell'economia italiana. Purtroppo gli investitori stranieri non investono in Italia quanto anche nelle altre nazioni europee come la Francia, l'Inghilterra, proprio perché ci sono vari problemi che vanno dalla burocratizzazione eccessiva e anche e soprattutto, il fatto mi riguarda personalmente, la lentezza della giustizia. Infatti proprio il Tribunale Imprese che io presiedo è stato istituito nel 2012, andava proprio in questo senso, cioè nelle materie specializzate, trovare un gruppo di giudici specializzati che potessero con celerità risolvere tutti i problemi e le questioni che riguardano le imprese, quindi gli appalti pubblici, marchi, brevetti, diritti d'autore, societario e quindi una giustizia più veloce, celere. E in questo diciamo che siamo riusciti nella impresa. L'autore del libro precisa anche che, e credo che lei ne convenga, fare impresa in Italia è un'impresa, io aggiungo, da giganti veri e propri, insomma, perché lo ha ben detto anche lei, le difficoltà sono tante. E questo è uno dei motivi per cui gli investitori stranieri investono meno in Italia e lo fanno magari maggiormente di più in Germania o negli Stati Uniti? Sì, sicuramente anche questo è il problema. Fare impresa è veramente un'impresa in Italia, sia dall'inizio, nel reperimento di quelli che sono i fondi e le finanze, perché anche in quello la burocrazia italiana è troppo complessa, troppo complicata e i tempi sono lunghi. Lo stiamo vedendo adesso, per esempio, che ci sono delle leggi che favoriscono le Sì. start-up. Però i procedimenti sono sempre lenti e la start-up, come c'è stesso la stessa parola, deve partire, quindi Partire subito, subito, è veloce. veloce. Ecco, se dal suo punto di vista, appunto, quello di chi insomma, cerca di far rispettare, no, quelle che sono le leggi e quant'altro, dovesse parlare ad un giovane imprenditore, no, punto primo, che vuol fare impresa in Italia e vuole che poi la sua impresa in Italia venga in qualche modo internazionalizzata, lei che cosa consiglierebbe? Beh, innanzitutto audacia, come deve essere audace ogni imprenditore che si rispetti, e deve essere anche visionario. Ho letto un libro bellissimo proprio su questo tema, audaci e visionari. Bisogna essere visionari nel senso che bisogna vedere prima degli altri quella che può essere lo sviluppo e raccontandola ad altri dici ma cosa stai facendo e cosa vuoi fare? Se non ti credono vuol dire che è qualcosa di buono ed interessante. Audace appunto perché bisogna sfidare tutte queste difficoltà che si hanno all'inizio, però in Italia abbiamo veramente molte idee e questo è il problema, dobbiamo cercare di riuscire a valorizzarle. E proprio in virtù di questo, sempre guardando in camera e quindi lanciando, per così dire, anche proprio secondo questo tema della visione che mi piace molto, un'idea di riscatto del paese Italia rispetto alle imprese, che cosa possiamo dire? Cioè, che cosa fare per riemergere? Perché noi non dobbiamo emergere, dobbiamo riemergere. E quanto tempo ci vuole o ci vorrà, secondo lei? Come dice l'autore Paolo Zagami di questo bellissimo libro, interessante soprattutto perché è chiaro e concreto, bisogna riformare e fare riforme, riforme, riforme e con coraggio perché solo con le riforme noi possiamo dare una spinta importante all'economia italiana. Grazie.